Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, mamma mia, avete visto che cacchio è apparso questa mattina sulla mappa di Fortnite? Come abbiamo già dato un'occhiata nel video delle ore 8, dato su alle 8 il video, raga, nelle coordinate B6 troveremo, ragazzi, un'ancora che sembra essere dei pirati, ragazzi. O non è che sembra, sarà dei pirati o dei vichinghi, si dice in giro. Comunque, una delle due fazioni, ragazzi. Incredibile come degli oggetti stiano apparendo per tutta la mappa di Fortnite, portati chissà da dove, chissà da quale epoca, attraverso gli portali che si sono aperti dopo che sabato scorso è stato lanciato il Rocket. Troveremo davvero delle novità belle, belle, belle nella nuova season, ragazzi. Ci sarà da divertirsi tantissimo. Stravolgeranno sicuramente molte parti relative al gameplay. Stravolgeranno sicuramente tutta la mappa. E noi, ragazzi, insieme a quello che succede su Twitch e YouTube, siamo sempre attenti per darvi tutti i leaks. Leaks, quelle robe lì, quelle belle che si trovano nei data file mining di tutto il gioco, ragazzi, per farvi vedere con un po' di anteprima quello che dovrete aspettarvi nella season 5. Oggi, ragazzi, abbiamo una carrellata di immagini, di oggetti che verranno proposti appunto nella nuova stagione e chiuderemo, ragazzi, con una roba che ve la dirò quando arriveremo alla fine, ragazzi. Cominciamo subito perché sono veramente, veramente tanti. Sgandril, ragazzi, questo è il primo file trovato, come vedete, ve lo ingrandisco un pochettino, dai data miner. Praticamente non ho capito se sembra la sella di un cavallo o parte di una carovana, ragazzi. Di certo c'entra con il Wild West perché lo riconosciamo, visto che in alto oramai sapete decifrarli anche voi, ragazzi. Sta questo oggetto nella cartella Wild West. Quindi vedremo, ovviamente i colori non sono questi, noi abbiamo solamente estrapolato gli scheletri e ci auguriamo di capire più avanti e meglio che cos'è questo oggettone. Ma via via via, andiamo avanti. Surgulu, ragazzi, guardalo qua, raga. Questa è una sella, ci dicono dalla regia, ragazzi. Poi io, mannaggia te che mi mandi le cose che devo io sistemare con tutto il mio coso. Ragazzi, abbiamo anche il mega cappio cappione incappiato. Questo arriva direttamente dal Far West, non c'è neanche bisogno di andare a vederlo. Potrebbe essere, quasi sicuramente, sarà solo un fattore decorativo molto molto carino. C'è un cordone che le larghisce, nel senso che è largo così, in poche parole, interessante, serve per fare tipo iha con il lazzi, no? Hai capito? Andremo a vedere anche questo nel Wild West. E questa invece, ragazzi, questa è una roba molto più surgulante, raga. Questa è molto più surgulante. È stata recuperata un'armatura. Allora, ieri, ragazzi, abbiamo visto nel video che vi ho pubblicato ieri pomeriggio che era stato recuperato uno scudo, quello che aveva i gigli, il colore grigio e blu con le striature. Quindi, ragazzi, sarà quasi certamente confermato il nuovo castellone, le rovine del castello al posto di Approdo Avventurato. Se è vero che abbiamo trovato il castellone, beh, questa, ragazzi, è un'armatura che non può non garantire che un'epoca medievale o comunque tardo medievale arriverà nella nostra mappa di Fortnite. Non abbiamo ancora visto nessun oggetto in questi giorni in cui stiamo giocando nella chiusura della Season 4 relativo al Medioevo, però, ragazzi, l'armatura qui l'abbiamo recuperata. Si va avanti, si va avanti, si va avanti con una cosa che cambia completamente e che non c'entra nulla, raga. Questo è palesemente un lettino di ospedale. Quindi la domanda è: ci
potrebbero essere i lettini quelli messi nelle scuole americane, sai, loro c'hanno le infermerie con questi lettini, in poche parole. Abbiamo visto che ci sarà la scuola, visto che c'erano tutte le immagini relative alle fontanelle, alle altre cose della scuola che adesso momentaneamente mi sfuggono. Questo potrebbe o essere un lettino di un ipotetico ospedale che potrebbe arrivare su Fortnite, o comunque facente parte della scuola. Qua ragazzi torniamo ovviamente nel Far West, facilissima da intuire ragazzi, una bella botte che può contenere qualsiasi cosa, dal caffè ai liquidi al grano ragazzi. Rosetta, ho trovato il grano nei campi, quelli di grano, la famosa pubblicità del mulino rosso ragazzi, quella che gira adesso nelle nostre TV. Una nuova barilotto ragazzi, un nuovo barilotto, ovviamente anche questo decorativo, siamo abituati a vederne alcuni un po' più piccoli, se andate ad Acri li trovate anche voi. E arriva raga un altro elemento che potrebbe essere sia del Far West, probabilmente del Far West, ma potrebbe benissimo anche, potrebbe contenere la slurpa, anche quella di prima. Potrebbe benissimo essere anche del Medioevo, ragazzi. È un lampadario a croce con sopra i quattro candeloni messi lì, ragazzi. Chiusura in ferro battuto prepotente per evitare distruzioni ambigue da parte di tarli o acqua, ragazzi. Anche questo lo andremo a trovare nelle nuove case che ci saranno nelle nuove location. Così come l'insegna tipica del Far West, ragazzi, che segna il nome di due siti che purtroppo non si riescono a capire, ragazzi. Non si riescono a capire, potrebbero essere i nomi di due nuove siti, tutte messe nella parte dell'ex, oramai ex, rifugio ritirato dove sorgerà il Far West. Non sappiamo ancora più di così, raga. Proseguiamo ed ecco, meraviglioso, per chi andava nel Far West, nei saloon o comunque nei bordelloni, no, in poche parole, c'erano i separé, no? Dietro qua ci stavano le signorine succinte che, diciamo, signoravano con i signori, in poche parole, no? Questo è un coso che secondo me con due picconate viene giù, che è una meraviglia, però molto molto in stile Far West. Lo notiamo anche dalle decorazioni in alto che sono tipiche di quel tempo. Qua abbiamo addirittura, ragazzi, tronchi di legno con pezzi di legno, non capisco da dove possono arrivare, potrebbero essere di qualsiasi era, potreste anche trovarli nel giardino di casa vostra. Però ragazzi, altro elemento decorativo sicuramente importante, speriamo che diano tanta legna, tipo i bancali, potrebbero essere i nuovi bancali, raga, non lo sappiamo. Ed eccolo qua raga, la stufazza violenta, questa non c'era nel Medioevo, questa è sicuramente del Far West, non penso ci fosse neanche nei Romani, questa è puramente ghisa, come vedete il fuoco acceso dentro, quindi potrebbero arrivare le animazioni dei focolai, ragazzi, li vediamo già su Realm Royale, non sappiamo quando e come. Intanto gente che si iscrive di grande prepotenza. Nuova stufona, ragazzi, Gigi ci darà il metallo, ovviamente, e magari anche l'animazione del fuego, così come un'altra stufa. Questa è un pochettino più, questa è per i shuri, no? Quelli che andavano in giro coi danè. C'è addirittura, ragazzi, lo sfogo sul retro per la canna fumaria, quindi non vi si intossicano i cavalli nella stalla. Come sempre, ragazzi, vediamo le decorazioni a fiore, molto bella da vedere. Questa sarebbe interessante veramente se fosse animata, perché sono molto carine le decorazioni a fiore e il fuoco dentro, ovviamente, sempre acceso. Andiamo avanti con quello che potrebbe essere o un acquedotto o una torre di vedetta, ma non credo sia una torre di vedetta, e si forgia, urla, e partono le forgiate violente su Fortnite con le stufe, ragazzi. Torre di vedetta anche questa, magari ci saranno sopra dei chest o delle casse di munizioni, sicuramente anche questa relativa, potrebbe anche essere un mulino, relativa al Far West. Questo invece è l'acquedotto, ragazzi, per quello vi stavo dicendo che non era secondo me un acquedotto, cisterna gigante in ferro sopra con raccolta dell'acqua verso il centro, e ovviamente sempre il periodo è quello del Far West, lo capiamo appunto dal modo in cui hanno lavorato il baslotto sopra. Anche questa la classica tinozza da donzella, ragazzi, qua andavi a signorare con la signora e poi ti slavavi di prepotenza con acqua calda che lei stessa ti versava appunto per darti un po' di gioia, un po' di gaudio, ragazzi.
tinozza in legno, anche questa potrebbe darci un 20-30 di legna, si spera. La troviamo ovviamente anche nei centri massaggi cinesi. Specchio rotto, raga, specchio rotto, 7 anni di sfiga, ma non per noi. Nuovo specchio, sono tutti elementi relativi al Far West. Intanto ringrazio Filippo Bottoni, ringrazio per la donation che partirà tra pochissimo. Grazie Filippo, grazie. Specchio rotto, ragazzi, questo è quello delle signore. Eccolo qua che parte. Money Talks. Yo, money, 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 money. Yo, Jala Jala, chin chin blin blin, so che Jala, chick from the money e the fucky son Jala. Blin blin, can't stop it, sick che Jala Jala, che ne sei in frost pocket. Proseguiamo con un'altra tinozza, uguale a quella di prima, ma più brutta, ragazzi. Tinozza in metallo, state attenti, perché qui arriviamo con un recinto delle muccone, ragazzi. Vedete là in mezzo c'è la testa del bufalazzo, che ovviamente siamo già abituati a vedere sul nostro piccone, quello stuzzicadenti, se non ricordo male. Un lavandino sempre relativo al Far West, la tinozza dove ci si lavava per tutta la toilettatura quotidiana, un classico del Far West, la bacheca con sopra il wanted, quindi le persone ricercate e gli annunci relativi. Sempre c'è sopra il teschione del bufalazzo, ragazzi. Qua vediamo di nuovo la bacheca in un'angolatura migliore. Attenzione, qua la rivediamo di nuovo in un'altra angolatura migliore. C'è scritto wanted per davvero, raga. Sicuramente ci inseriranno qualche porcata dentro che noi non sappiamo. Questa è una torre di vedetta che si potrà trovare, ragazzi, nel Far West. Chiudiamo con sempre la torre di vedetta, però vista un pochettino meglio. Un comodino, ragazzi, la carrozza che già avevamo visto, meravigliosa. Un comodino con sopra dei fiori. E ragazzi, dopo di questa arriverà un'immagine veramente, veramente incredibile, raga. Se è vero che ci sarà il Far West, che ci sarà il Medioevo, che ci saranno i pirati, che potrebbero esserci gli egizi, non abbiamo ancora trovato nessun file relativo agli egizi, ragazzi, ci sarà la preistoria, ragazzi. Ci sarà la preistoria, ragazzi. Questo è l'uovo di dinosauro che troveremo nella mappa. Ci sarà un uovo gigante di dinosauro. Allora, a me mi sta salendo i brividi, perché potrebbe essere, ragazzi, che la season 6 faccia un macello e quindi torniamo indietro alla preistoria. Ancora non sappiamo altro, ragazzi. Questa è l'immagine che ci viene fornita sempre da quello che succede su Twitch e YouTube. Io, ragazzi, con questo uovo giga vi lascio con i vostri commenti qui sotto, che io, ragazzi, li leggo, gli metto il cuoricino, non riesco a rispondervi, siete in troppi. Vi ringrazio per aver guardato questo video, un bel pollice in su, una bella iscrizione al canale. Noi ci vediamo a Vimodrone pomeriggio e domani mattina in live con i fans. Ciao!